Buongiorno a tutti. Non so perché sto registrando questo video. Vi spiego. Come vedete, struccata, la camera è un bordello, non ho posizionato inquadratura, non ho cose super mega fighe da youtuber con 12.000 iscritti, ma così, volevo fare un video un po' al vecchio style, nel senso che mi ricordo, o meglio, mi sono ritrovata qualche giorno, un paio di giorni fa, a riguardare dei vecchi video sul mio primo canale, Perdere i capelli, sul mio primo canale, e mi sono cioè, e ho visto praticamente che una volta facevo i video in modo molto più cazzone, diciamocelo pure, in modo molto più alla come viene, senza preoccuparmi troppo di luce, inquadratura, trucco, parrucco, eccetera, eccetera. E quindi in un certo senso mi manca un po' così accendere la videocamera e parlare semplicemente. Ragion per cui ho detto, stamattina sono tipo le 11:40 del mattino, fra un po' io devo farmi da mangiare e poi andare a lavorare, sto aspettando una telefonata, quindi potrebbe essere che veniamo anche interrotti dalla telefonata. Sto bevendo un fruttino della Selex e quindi mi sono detto, ma sì, dai, già che siamo qua così in maniera molto casalinga. Già è di grazia che non ho ancora il pigiama. Me lo sono tolta, vabbè, un'ora fa. E ho appena pagato anche una bolletta online. E quindi, boh, non lo so, volevo così farmi un po'. Volevo fare un video un po' così, proprio casereccio, per parlare in maniera proprio molto molto casalinga delle nostre cose. E continuo a toccarmi i capelli, lo so. Quindi non fatemelo notare perché lo so. E nulla, qui c'è un po' di casotto, io ogni tanto mi guardo in giro, vedo polvere e vedo cose e mi viene fastidio, ma vabbè. E tant'è, insomma, non so cosa, in realtà non so bene di che cosa parlarvi. Vi faccio vedere il mio babbo natalino biker. Motociclista, bellissimo. Per chi non lo sapesse, faccio parte di un gruppo di motociclisti. Ormai, vabbè, quasi tutti credo che lo sappiano, però insomma, faccio parte di un gruppo di motociclisti, quelli tipo proprio tatuati, gilet di pelle, da tanti anni, più di 10 anni ormai. E nulla, e quindi ho un po' questo fare da biker. O comunque insomma sono un po' appassionì. C'è chi mi ha chiesto di fargli sapere, anzi adesso vado anche a leggere chi è che me l'ha chiesto. Qui facciamo tutte le cose in diretta. Dunque, vediamo chi è che me l'aveva chiesto. Mi sembra qua sotto il video il paranormal tag. Chi è che me l'ha chiesto? Chi è che me l'ha chiesto? Un bacione, no. Io ecco, me l'ha chiesto Fuxi89. Voleva sapere quali sono, cioè che libri ci sono qua di fianco a me. Questi. E quindi così ve li faccio vedere. Smonto le robe e ve li faccio vedere. Aspettate che mi. Allora, vediamo se riesco senza distruggere tutto. Ma sì, tanto ormai qua il casino c'è, quindi non possiamo farci niente. Allora, in realtà di libri ne ho un botto, non qua, a casa da mia madre,
casa mia altra, insomma, casa di mia madre. Sì, facciamo cadere tutto. E quindi, però vabbè. Allora, qui ho questo. Perché non faccio le cose che mi fanno bene? Come rimettersi in cima alla lista delle priorità di BJ Gallagher, che ho comprato qualche tempo fa. E noi donne sappiamo quasi sempre cosa dobbiamo fare, ma spesso non lo facciamo. Perché l'ho comprato? Perché vabbè, mi ispirava, e poi sì, sto vivendo un periodo un po' così, in cui mi rendo conto che, diciamo, un periodo in realtà, cioè non è da adesso, è abbastanza lunghetto ormai questo periodo, in cui sto, diciamo, lasciando, mi sembra perlomeno, di stare lasciando un po' andare me per altre cose. E quindi voglio capire, insomma, come rimettermi appunto rimettermi in cima alla lista delle mie priorità. E questo è uno. Allora, vediamo se riesco. Poi abbiamo un libro di Nietzsche, Al di là del bene e del male. Io sono sempre stata, cioè mi è sempre piaciuto un sacco quando andavo a scuola alle superiori. Io ho fatto le magistrali in diritto socio-psicopedagogico, e nonostante io non andassi bene a scuola, però le materie umanistiche tipo psicologia, filosofia, eccetera, mi piacevano, e quindi ho visto questo libro. Ho visto questo libro e mi sono detta, ma sì, perché non comprarlo e farsi una cultura? Non so quando lo leggerò, perché dovete sapere che tutti i libri che io ho qua non ho ancora letti, ma va bene. Io compro libri perché mi ispirano un sacco, anche le copertine mi ispirano un sacco, e poi rimangono sullo scaffale mesi e mesi, se non anni. Ma va bene. Così. Poi abbiamo questo, che l'ho preso in realtà con un giornale quest'estate, un weekend al mare mi sembra, o un giorno al mare, non mi ricordo. Comunque era in regalo tipo a un euro, no? Quelle cose lì, con un giornale, e l'ho preso. E fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha letto, che cosa ne pensate, perché non l'ho preso così, ma non ho la minima idea se mi possa piacere o meno, se potrebbe piacermi o meno. E quindi niente, se l'avete letto fatemi sapere cosa ne pensate. Poi abbiamo questo, Morte in 5 battiti, scritto da questo personaggio che è un motociclista, di cui ho letto un altro libro. Questa è una storia inventata, nel senso, cioè, lui ha scritto altri libri in cui ha passato la vita fra la strada, officina, prigione, sempre fedele alla legge del vento e delle due ruote. Io ho letto, ecco, ho letto Corifiero vivi libero, Selvaggia storia di biker, che appunto racconta storie reali, insomma, mentre questo è un romanzo. E nulla, sono, mi piacciono ovviamente le storie sui motociclisti e sui biker, così come anche i film, naturalmente. Poi abbiamo, scusa, non mi ricordo neanche più, American Psycho, che ho comprato e non ho ancora letto, però vabbè, cioè, non c'è molto da dire. American Psycho, sappiamo tutti che cos'è. Questo è appunto, sì, il romanzo che ha ispirato il film, bla bla bla, con Christian Bale, bla 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 bla. E nulla. Questo. Poi ho preso questo, Donne che amano troupe,
quando essere innamorate significa soffrire, stiamo amando troppo. Questo di Robin Norwood. Ovviamente, come per l'altro libro di prima, se qualcuno di voi l'ha letto, se qualcuno di voi ha letto altri libri, fatemi sapere nei commenti. Cioè, qualcun altro di questi libri che vi ho fatto vedere, fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate. L'ho preso ovviamente perché era in sconto. Tendo naturalmente a comprare i libri in sconto, quelli in versione economica, eccetera, eccetera, eccetera. E questo era in sconto, 15%. E questo è. Poi abbiamo questo, che non l'ho preso adesso. Quelli che ho qua, che vi ho fatto vedere fino adesso, li ho presi recentemente. Questo invece l'ho preso diversi anni fa. E Carlotta De Minis, Grandaggi. E anche questo non l'ho ancora letto. È nulla, è nulla. Questo l'avevo preso su internet, tra l'altro, invece gli altri li ho presi tutti così in giro. Poi abbiamo Il giardino dei Finzi Contini, sempre preso. Mi sembra o quest'estate o l'estate scorsa, no, l'estate scorsa, che racconta appunto una storia legata a Ferrara, la mia città, ma anche questo è abbastanza conosciuto, quindi non penso di dovervi dire molto, insomma. Infine abbiamo questo che l'ho preso tanti anni fa, che l'avevo quasi letto tutto, poi ho smesso di leggere perché vado a periodi. A volte ho voglia di leggere tanto e leggo e poi smetto e sto mesi e mesi senza leggere niente, magari anche lasciando libri a metà così, e poi ricomincio. Questo comunque era rimasto tipo a così tanto, se non sbaglio, dalla fine, indicativamente. Come un altro libro che ho tipo nello zaino e che dovrei finire di leggere. Ecco, no, così però, così. Ah, ok. Ecco, e questo è quanto. Avrei dei panni da mettere via, vestiti da mettere via. Ho venduto la mia chitarra. È venuto stamattina una signora a prenderla. Cos'altro dire? Vi rimetto a posto queste tre robe. Non lo so perché sto facendo questo video così. Mi rendo conto che forse è abbastanza noioso, però vabbè. Così mi andava di fare un video un po' così stamattina. Fuori c'è nuvolo, fa bruttino, io ho male alla mia gamba. Ho anche mal di schiena, ma va bene, ma non è un problema. Dunque, ci sono un po' di cose all'orizzonte per quanto riguarda video e per quanto riguarda YouTube, un po' di collaborazioni, un po' di video tag fatti con amici. Nulla, se vi va. Siccome anche il canale del mio ragazzo Luca, 3 ottobre, che trovate sempre qua nel box informazioni e magari vi linko anche qua sopra, vogliamo comunque provare a farlo crescere anche quello. Ci piacerebbe trovare, diciamo, una linea anche per quello, e prossimamente pubblicherà tutto il vlog che abbiamo fatto all'artigiano in fiera. Quindi mi farebbe piacere, insomma, se vi va naturalmente, di iscrivervi o comunque dare un'occhiata anche al suo canale. E detto ciò, che ore sono? Sono le 11:47. No, è impossibile, sto registrando da un quarto d'ora. E ho detto che erano le 11:40 prima e lì sono passati 7 minuti. C'è qualcosa che non quadra. Probabilmente vi ho detto una cagata prima, non erano le 11:40.
Detto ciò, che dire? Dunque, come vi dicevo, ho anche un pacco da farvi vedere, che è questo qua. Un pacco da aprirvi, che è un pacco arrivatomi dalla New Dress, con cose molto 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 carine, spero. E nulla, poi mi deve arrivare un altro pacco prossimamente. Mi sono fatta il regalo di Natale, che vedrete, risparmiando ovviamente. Mi sono fatta il regalo di Natale. E basta. Non lo so perché sto facendo sto video. A me non piace. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di sto video, perché boh. Non lo so, magari mi trucco e poi per non devo, aia, porca vacca, non devo andare da nessuna parte per cui valga la pena truccarsi, nel senso, devo semplicemente andare a lavorare. E onestamente non mi interessa truccarmi per andare a lavorare. Però va bene, insomma, dai, cioè, diamoci un minimo di contegno. Ti faccio rivedere perché alcune persone me l'hanno chiesto cosa uso, diciamo, maggiormente per truccarmi. Cioè, io mi trucco veramente con tre robe, perché non sono particolarmente appassionata di trucco. Infatti, qualcuno mi ha anche chiesto: facci vedere la tua postazione trucco. Io non ho una postazione trucco assolutamente. Questa è la mia postazione trucco. Fine. Quindi, e questo, cioè, sì, o questo o un altro specchio che ho lì. Questo, tra l'altro, è pure rotto. Cioè, dovrebbero essere due, ovviamente, gli specchi, ma ce n'è uno solo perché l'altro è rotto. L'ho rotto tanti anni fa e mi porto dietro ancora la sfiga dei 7 anni, tranquillamente. Quindi, niente, io appunto uso principalmente il correttore della Kiko, il numero 2. Le liners della Essence, questo qua, il liquid ink waterproof bla bla bla. Oppure recentemente ho preso sempre quello della Kiko. Dove sta? Dove sta? Eccolo qua. Tra l'altro, dentro a questa cosa mi sono resa conto di aver infilato il mondo, anche delle collane e delle mollettine per i capelli, ma va bene. Oppure questo che ho preso recentemente, che devo dire è molto molto buono, non me l'aspettavo. È un nero molto intenso e non va assolutamente via. Addirittura va via a fatica con le salviettine struccanti o lo struccante in generale, quindi è super waterproof. Waterproof eyeliner Kiko bla bla bla. E poi abbiamo, cosa non vi ho fatto vedere, il Big Lashes della Essence, molto molto buono. Poi questa, che in realtà è finita, devo trovare qualcos'altro. Matita Rimmel interno occhi. Anzi, se avete delle matite per l'interno occhio da consigliarmi, nera ovviamente, e che sia tipo waterproof, nel senso che con la lacrimazione eccetera eccetera non vada via, perché finora non ho mai trovato una matita occhi decente in questo senso. So che ci sono anche molti maschietti che mi seguono, quindi perdonatemi, questo momento non è per voi. A meno che non siate esperti, allora va bene. E quindi, insomma, niente, se avete una matita nera per l'interno occhio da consigliarmi che non coli, fatemi sapere. E l'ultima cosa che uso, diciamo, più spesso è per le sopracciglia, perché come vedete io ho le sopracciglia particolarmente larghe e non le ho, e le ho molto molto rade proprio qua all'inizio. E quindi ogni tanto, non sempre perché non sempre mi va di farlo, le faccio appena appena un po' di riempimento qua all'inizio. E basta. E diciamo che queste sono le cose principali che uso. Tutto qua. Poi dopo,
ci aggiungo ogni tanto, dipende dalle occasioni, qualche ombretto per gli occhi e basta, niente di che. Quindi infatti qua ho tipo questo della H&M, oppure ho degli ombretti vecchissimi, tipo questo nero della Kiko, quest'altro rosso della Kiko, non so neanche se ci siano ancora. Comunque questo rosso è il 79, questo nero è l'84. Ne ho uno vecchissimo della Color e Shadow, che è il numero 4 nel caso vi interessi. E poi ne avevo un altro, invece no, non ce l'ho più. Ah, poi ho un matitone, anche questo come potete vedere, residuo bellico, del mio famoso un cestino per amico. Se non sapete che cos'è, è una serie di video che feci anni fa sull'altro mio canale, in cui avevo ripreso in mano tutti i miei trucchi stravecchi e con il cestino di fianco, e avevo fatto una cernita buttando via un sacco di robe. È un video che tipo è durato credo più di un'ora, infatti l'ho diviso mi sembra in 6 parti se non ricordo male. Comunque questo manco si vede più di che marca è, come vedete. Si capisce più. E nulla, e questo è. E poi vabbè, ho il mio rossetto nero comprato recentemente della Kiko, il numero 523, che adoro, adoro, adoro. Poi vabbè, ho il labello rosso e basta. E veramente basta, sì. Dei pennellini, quelli così, tipo strapiccoli. E nulla. Quindi niente. Questo è quanto. Questo è quanto. E non lo so, probabilmente con questo video perderò un botto di iscrizioni. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Non lo so, non ho fatto niente. Ok. Probabilmente con questo video perderò un botto di iscrizioni perché io sono in condizioni pessime. Non sto parlando di nulla. Ma va bene. Insomma. Se in generale vi piace il mio canale, io vi invito ad iscrivervi per seguire, per non perdere insomma gli altri video. Io sono così, sono un po' alla come viene, un po' alla giornata, e nulla. Vi mando un bacione, adesso mi trucco, finisco di fare colazione, aspetto la telefonata. Finisco di fare colazione alle 11:56 e poi vado a farmi il pranzo. Ok. Non fate caso ovviamente al casino. Fate finta che dietro ci sia la mia scrivania, no? Tutte le mie cose come di solito è. Ecco, facciamo così. E detto questo, io ho i miei brufoli e le mie occhiaie e la mia pelle. E i miei capelli con la ricrescita, vi mandiamo un bacione. E ci vediamo presto. Sempre se non ho perso tutti i miei iscritti, tutti i miei follower, tutti i miei fans, soprattutto tutti i miei amici. Perché per me non so, non siete, cioè non vi considero fan, non mi piace assolutamente pensare in questo modo. Ma più che altro amici. Amici lontani, ma comunque amici con i quali poter chiacchierare, parlare del più e del meno e raccontarsela. Quindi vi mando un bacione, ci vediamo presto. Ciao gente, fate i bravi. Ciao, vi voglio bene, vi lavo sempre. Io e i miei trucchi. Ciao.